Ora Telemonte Carlo, che sarebbe l'attuale La 7, ed era questo programma Amici Mostri, ma molto bello, devo dire, anche se molto faticoso, perché all'epoca facevamo tipo 50 minuti al giorno di girato, che è tanto, considerato che poi eravamo tutti, se non truccati, camuffati, perché c'era Stivaletti che aveva partecipato a dei film, degli effetti speciali, con a film di Dario Argento. Stivaletti ha ideato questi personaggi e noi, Inquinator, io e Business, il mio socio tirapiedi, Massimo San Germano, avevamo praticamente 1 ora e mezzo al giorno di trucco, perché avevamo questa. In più io ero vestito con questo completo di plastica nera e appunto Massimo San Germano, Business, con questi capelli cotonati, laccati e tutto verde in faccia. E questa giovanissima Alessia Marcuzzi, in prima versione ci fu Fulvio Farzarano che faceva il professor, non mi ricordo come si chiamava, Ugo De Hugis, non mi ricordo come si chiamava. Comunque. E poi Nini Salerno in seconda battuta. Ed era molto divertente, molto carino, avevamo un grande spazio, la regia era di Vincenzo Verdecchi, regista purtroppo è venuto a mancare già diversi anni fa, con cui facemmo peraltro un film che andò al Festival di Venezia, eravamo Massimo San Germano, Fulvio Falzarano ed io, questo film che si chiamava Supplì, che insomma, quantomeno insomma, fu selezionato per partecipare a Venezia quell'anno. E quindi era molto divertente e all'epoca peraltro non era visto da tutti Telemonte Carlo, quindi diciamo che il bacino d'ascolto era un po' più ridotto, ma ciononostante andava bene, tant'è che poi quando sbarcai in Rai a Solletico, gli autori, che erano gli stessi precedentemente di Big, stessi autori, ci dissero che a un certo punto a Big incominciavano a calare gli ascolti ed erano appunto convinti che fosse Mediaset con Bim Bum Bam, credo. Dopodiché videro che invece no, cioè questi ascolti mancavano sia da una parte che dall'altra e allora andarono a vedere, a incuriosirsi su Telemonte Carlo e scoprirono che eravamo noi che in qualche modo avevamo un po' tolto un po' di ascolti, diciamo. Ed era quindi molto faticoso, ma molto divertente questo full immersion, insomma, è stato veramente illuminante. Poi c'era questa prevalenza di triestini, cioè nel senso che poi io sono triestino d'adozione, dove poi sono tornato a vivere da qualche anno, con Fulvio Falzarano e Massimo San Germano triestini e l'Alessia Marcuzzi. È di origine triestina, cioè la sua famiglia è comunque triestina. Questo era un caso, però questo è. Eravamo alla Videa, cioè gli ex studi Vides di Cristaldi, per fare Amici Mostri. Finito Amici Mostri, ci fu questo programma della Disney, che fine ha fatto Carmen Sandiego, che fu prodotto per la Rai dalla Videa e Disney. Per cui ci fecero. Noi che insomma, stavamo lavorando lì già da quasi 2 anni, insomma, quant'era, ci chiesero di fare un provino per questo, perlomeno a me chiesero di fare questo provino per questo programma, provino che vinsi e che appunto mi portò a Napoli, alla Rai di Napoli, a fare Che fine ha fatto Carmen Sandiego. Dopo questo, che andava in onda la domenica mattina su Rai 2, ed era un programma sulla geografia, Carmen Sandiego era una malvivente in cartoni animati, perché poi questo, se non vado errato, nasceva come videogioco e poi è diventato appunto questo format televisivo per ragazzi delle scuole medie, perché appunto era un programma sulla geografia, materia che adesso si studia sempre meno in scuola, ed era carino perché questa Carmen Sandiego con dei complici cattivissimi rubava qualche museo, qualche monumento importante da qualche città, da qualche capitale del mondo e rubandolo la portava via dalla città in cui stava. E le domande vertevano sulla
È stata vista Carmen Sandiego con il suo complice sulle Ramblas e aveva con sé la Torre Eiffel. Dove si trova? Allora, Ramblas, non doveva dire a Barcellona, per dire. Insomma, quindi era tutto così, molto carino. E poi, quando stavamo finendo di registrare, perché poi era un format che andava in tutta Europa, insomma, in tutto il mondo, ovviamente era un format americano della Disney, e infatti poi ci fu questo episodio abbastanza buffo dove una volta scelto dovevo fare due puntate pilota e avrebbero scelto poi la migliore per poi sottoporla alla Disney, insomma. E mentre registravamo queste, mentre dove, prima di cominciare a registrare, dice: "Ah, guarda, guarda, Mauro, mi dice, questo qui è quello tedesco, guarda." Ed era vestito come me, c'era un format preciso. Mi dice: "Guarda, guarda." E ho detto: "Ah, beh, vabbè, ma non voglio vederlo, non voglio farmi condizionare. Vabbè, ma sappi che tanto poi non l'hanno preso." Che sfida mi dovete dire? Insomma, fatta la prima puntata pilota, non ci fu bisogno di farne una seconda, e che da lì appunto cominciai a fare questa cosa. Poi, qualche giorno dalla fine delle registrazioni, della scadenza del contratto, dopo aver finito di registrare, vado in redazione, c'era il buon Giancarlo Nicotra, regista del programma, che mi disse: "Ah, guarda, Mauro, guarda che hanno chiamato da Roma e la capostruttura ti vuole parlare." "Sapevate che adesso voglio cercare un altro lavoro dopo questo, mi dovete prendere in giro così?" Ho detto: "No, no, guarda che davvero ha chiamato." Ha detto: "Giancarlo, chiama tu." E ha fatto chiamare la dottoressa De Benedetti all'epoca, mi propose di aveva questo progetto, era marzo, cioè che sarebbe partito a marzo in sostituzione appunto di Big, ed era questo solvetico. Poi feci i provini con delle co-conduttrici e fu scelta Elisabetta Ferracini, e da lì poi cominciò la nostra avventura. C'era un copione, c'erano degli autori e ovviamente prima di girare facevamo delle prove perché poi erano tutti altri attori, c'era anche, mi ricordo, Adolfo Margiotta, che adesso ogni tanto si vede in qualche film, anche internazionale, l'ho visto in un paio di film, produzioni internazionali, insomma, comunque. E insomma, facevamo questi sketch, li provavamo e poi li giravamo. Questo, se poi non funzionavano, si giravano, però tendenzialmente eravamo abbastanza bravi, ecco, diciamo. Allora, in realtà sì, abbiamo fatto, facemmo credo 52 puntate, cioè che copriva l'anno, e poi furono mandate in replica. Per quanto riguarda la sigla, posso raccontarti un aneddoto simpatico, dove anni dopo, a Solletico, che come insomma, ben saprete era un programma contenitore, quindi c'era anche spesso anche ospitavamo dei musicisti, dei cantanti. E venne appunto ospite Tullio De Piscopo e dietro le quinte, prima di andare in onda, mi disse: "Oh, senti, ma perché il pezzo lì di Carmen Sandiego che fa 'Che fine ha fatto Carmen Sandiego'? No, dovrebbe essere 'Che fine ha fatto Carmen Sandiego'". E dico: "Ai maestro, che mica l'ho scritta io, che cosa posso dirle?" Questo dice. E la sigla, quindi, anche a musicisti di quella levatura era rimasta e addirittura appunto ci avrebbero lavorato sopra, ecco, diciamo.